Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio. Beh, intanto mi fa piacere vedere questa sala così affollata e anche con tanti colleghi che partecipano. Questo perché ovviamente il tema della garanzia o della parità di genere, come si chiamava forse in maniera più se volete un po' più semplice, un po' più riduttivamente qualche anno fa, vuol dire che è un tema molto, molto, molto sentito. Anche nell'istituto. Quindi volevo ringraziare il Comitato Unico di Garanzia dell'Istituto, la Presidente Giunta e tutti i colleghi e le colleghe che ne fanno parte per aver voluto organizzare questa giornata all'interno dell'Istituto, una giornata che abbiamo, diciamo, reso un appuntamento annuale. Io mi auguro che prima o poi questo appuntamento annuale venga eliminato, perché vorrebbe dire che ormai non ci siamo, non abbiamo, non registriamo più problemi di questo tipo. È evidente che noi ce ne occupiamo in una dimensione, quella lavorativa, che è una dimensione particolare, che però risente anche di atteggiamenti o di situazioni che vengono in qualche modo anche dal contesto sociale più generale. Quindi non è possibile pensare al mondo del lavoro come una sorta di scatola o di compartimento stagno, e quindi è necessario anche verificare in qualche modo le interazioni tra quanto succede all'esterno e quanto poi viene riportato all'interno del nostro contesto lavorativo, cercando di capire, di interpretare i segnali, di capire qualche situazione, di portare eventualmente le persone a parlare, a esternare quelli che possono essere, o quelle che possono essere situazioni di difficoltà o di disagio, sia nel mondo lavorativo, dicevo, sia nel contesto sociale più ampio. Per farmi contento, i colleghi quest'anno hanno scelto un titolo della giornata abbastanza lungo, abbastanza articolato, abbastanza complesso, ma secondo me efficace, perché è arrivato il momento, e qui uso un termine tra virgolette ambientale, di disaccoppiare. Quello che si usa un po' nella green economy, il decoupling, no? È arrivato il momento di cominciare probabilmente a ragionare anche da noi in termini diversi. In termini diversi significa affrontare il fenomeno complessivamente, ma cercando di separare l'aspetto emozionale, emotivo, la reazione immediata rispetto a questi fenomeni con una conoscenza più razionale, più nel dettaglio, più profonda, proprio allo scopo di lavorare il più possibile, scusate, sulla prevenzione. Questa è, secondo me, la sfida. La sfida è entrare nel dettaglio per cercare di prevenire. Quando reagiamo, anche e giustamente direi, in maniera emotiva a fenomeno avvenuto, purtroppo a volte è molto tardi. Allora noi non abbiamo molte altre soluzioni se non quelle di creare anche all'interno del luogo di lavoro condizioni favorevoli non solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma favorevoli a che determinate situazioni possano emergere in un clima di reciproca fiducia e di attenzione. E io credo che questo vada nel senso di prevenire situazioni che poi possono esplodere, e purtroppo quando esplodono, esplodono in maniera drammatica e incontrollabile. L'ultimo caso credo di ieri sera, no? Se non ho sentito male, stamattina il telegiornale di uxoricidio. E quindi cercare di influire in senso positivo sulla definizione del fenomeno, sulla conoscenza delle cause, vorrei dire scientifiche, ma ovviamente qui entriamo su una casistica psicologica, di ampio spettro, per cercare di lavorare sulla prevenzione. Io credo che sia un lavoro che si può iniziare oggi, certamente non pretendo e non penso che finisca oggi con questa giornata, con questa mattinata di approfondimento. Devo registrare comunque nell'istituto un progresso rispetto all'attenzione su queste tematiche, un'attenzione generale e generalizzata, sia da parte delle strutture amministrative in particolare, sia da parte
dei componenti del CUG, ma anche di tutti i colleghi. Io credo, e qui mi permetto e chiudo una considerazione finale, credo fortemente nell'importanza, diciamo, del Comitato Unico di Garanzia rispetto alla definizione e al perseguimento dei propri compiti istituzionali. Io sono quasi a fine mandato, quindi non so se l'anno prossimo celebrerò ancora con voi la giornata, forse mi inviterete, non lo so. Sì, mi inviterete, non lo so. Se, la giornata, se il tempo è questo, però vi assicuro che venire da casa mia qua. Questa è la giornata. Permettetemi di diciamo una riflessione, se volete, un po' finale su questo strumento che, devo dire, io ho trovato una base molto fertile, però anche in forte, diciamo, delle mie precedenti esperienze, ho implementato qui dentro prima il Comitato delle Pari Opportunità e poi il Comitato Unico di Garanzia. Vi chiedo di lavorare su questi fenomeni e di mantenere preciso e alto il vostro compito istituzionale. Non annacquiamo il significato del Comitato Unico di Garanzia con questioni che con il Comitato Unico di Garanzia c'entrano poco. Volate, se posso dire, alto, nel senso di tenere a mente questo scopo. Ogni tanto vedo che subentrano altre dinamiche, le comprendo anche, ma non è il Comitato Unico di Garanzia la sede adatta per far emergere alcune cose, ma non perché ci sia da parte mia, dell'amministrazione, la difficoltà di interloquire, ma perché secondo me si svilisce il significato del Comitato Unico di Garanzia. Allora, l'ho aggiunto questa come riflessione finale. C'è un substrato ottimo, secondo me, in questo istituto per lavorare bene su queste tematiche, sfruttiamolo. Continuiamo a lavorare in maniera profonda su questi temi, ma manteniamo alta la funzione del comitato, che è una funzione alta, non è una funzione di problematiche quotidiane di altro genere, pur importanti. Manteniamo alta e andiamo a lavorare nel dettaglio per conoscere meglio queste situazioni e cercare di fare in modo che nessun collega qui dentro, uomo o donna che sia, si senta escluso da questo ragionamento. Finisco con un aneddoto. Io ho nominato qualche giorno fa la commissione per le professioni di livello e quando, diciamo, sono stati fatti i nomi, alla fine mi sono reso conto, dopo che avevo fatto i nomi di 3 colleghe, anche ragionando, nessuno ha pensato al tema sono colleghi o sono colleghi. Abbiamo ragionato sulle persone che effettivamente secondo noi potessero lavorare bene in quella commissione. Quando poi ho firmato, qualcuno mi ha detto, dice, ma guarda che potresti avere una accusa in senso contrario. Veramente ho detto, vabbè, voglio vedere chi dice che... Però, diciamo, siccome avevo pensato che il miglior segretario possibile era un collega, alla fine abbiamo recuperato la parità di genere anche in questa commissione. Grazie veramente, grazie. Buon lavoro. Grazie a lei, direttore. Noi ce ne andiamo a questo punto, perché... Allora vi lascio in ostaggio il capo del personale. Perché in ostaggio? No, questo me lo porto, no, perché no, lo dicevo dopo. Grazie. No, se mi avvicino troppo mi influenzo tutti quanti.